Buongiorno a tutti. Allora, non vi spaventate che mi vedete solo con la base e le sopracciglia, ma questo è, come leggete dal titolo, un Get Ready With Me. Un Get Ready With Me che realizzerò utilizzando la palette Just Peach Matte di Too Faced, che è stato un graditissimo regalo di compleanno da parte della mia amica Tania. Su Instagram vi ho fatto un sondaggio e ho chiesto quali dei look che avevo già realizzato con questa palette avreste voluto vedere in un Get Ready, e ha vinto quella specie di smokey color borgogna che praticamente ho realizzato con questo colore qui. Ma partiamo subito, anche perché in questo video vorrei ovviamente farvi vedere il trucco e nel frattempo anche parlarvi di qualcosina, come al solito, temi molto originali quali telefilm. Allora, per fare la base di questo trucco utilizzo questo Eye Duo Smoker, il numero 4, che si chiama Smoky Burgundy della Yves Saint Laurent, che è un graditissimo, che questo regalo da parte invece di un'altra amica. Vediamo un po' quale dei due avevo usato. Ho usato ovviamente la parte più scura, che è questa qui, e vado a stenderla come sempre in maniera piuttosto casuale sulla palpebra mobile. Mentre faccio questo, iniziamo, entriamo subito nel vivo della faccenda. Allora, telefilm. Anche in uno degli ultimi Get Ready vi parlavo di telefilm e volevo aggiornarvi su quello che ho visto, su quello che sto vedendo e magari chiedervi qualche consiglio. Allora, come forse avrete intuito, mi piacciono molto le serie asiatiche. Quindi mi è capitato in passato di vedere tanti drama sia giapponesi che coreani, e Netflix ultimamente ha caricato delle cosine interessanti sia appunto giapponesi che coreane. L'ultima serie coreana che ho visto è A Korean Odyssey, che mi è piaciuto molto, cioè pensavo fosse un po' una mezza scemata, in realtà probabilmente lo è, però come dire, mi ha conquistata. Mi sembrava molto lungo, infatti sono forse anche 26 puntate da un'ora ciascuno, da 50 minuti, però me lo sono vista molto volentieri e quando è finito mi è mancato un po', quindi mi piacerebbe vedere qualcos'altro sempre di asiatico, ma le cose che ci sono su Netflix che mi ispiravano le ho già viste tutte. A tal proposito, ovviamente, vabbè, Korean Odyssey ve lo consiglio. Mi è piaciuto anche My Only Love Song. My Only Love Song, vabbè, poi vi metto comunque tutti i nomi qua sotto. Vi avevo già consigliato Argon, sempre per quello che riguarda le serie coreane. Mentre per le serie giapponesi, recentemente, negli scorsi mesi, ho visto Erased, che mi era piaciuto tantissimo. Sempre coreana, ce n'era un'altra che si chiamava One More Time, forse, che parlava di una sorta di circolo temporale, insomma, molto carine. E quindi vedrei volentieri qualcos'altro sul genere, ma Netflix in questo momento non ha niente che mi ispiri. Per quello che riguarda invece le serie occidentali, non ho finito niente ultimamente. Ma sto continuando a seguire, non so perché, è una sorta di guilty pleasure, probabilmente ve l'ho già detto anche in passato, Shadowhunters, che adesso è in pausa fino ad agosto, mi sembra. E non so perché continuo a guardarlo, perché è veramente trash. Cioè, già non me ne vogliano i fan, però già comunque la storia di base è uno young adult, quindi vabbè, ormai io sono anche un po' fuori target per queste storie qua, un fantasy young adult, urban fantasy. Poi avevano tentato appunto l'avventura del film, che nonostante gli attori fossero anche di un certo, vabbè, proprio di un certo calibro, però insomma, Lily Collins, quell'altro, tra l'altro li seguo tutti su Instagram, non mi ricordo i nomi. Jamie Campbell Bauer, vabbè, insomma, lo conoscete tutti. C'era anche Jonathan Rhys-Meyers, super figo. Però anche il film era venuta veramente una trashata tremenda. Nel frattempo vado a prendere un colorino da transizione, tipo questo qui, Just Peachy, e magari lo mischio con un po' di Peach Cobbler per fare la piega. E comunque già avevano tentato di fare questa cosa
con il film ed era venuta una veramente, io il film, secondo me, uno dei flop più flop delle trasposizioni cinematografiche di libri. E poi, quando hanno iniziato il telefilm, ho detto: vabbè, dai, magari riescono a sistemare quella schifezza che avevano fatto col film. E invece, se possibile, il telefilm è anche peggio, veramente anche peggio. Le doti recitative dei protagonisti, soprattutto della protagonista, la McNamara che interpreta Clary. Io no comment proprio, no comment. Io continuo a seguirlo solo perché adoro i personaggi che interpretano Alex e aiuto, amicina, cosa vuoi? Vabbè, insomma, i Malek insieme. Non so, questo gatto mi distrae. Però per il resto la storia è andata completamente per conto suo, non segue assolutamente più la storia dei libri, ma veramente ha preso una strada completamente inventata e inventata anche in maniera sempre più trash, devo dire. E in tutto questo io non capisco perché continuo a seguirlo. Forse per abitudine, forse per vedere dove andrà a finire il trash. Forse perché appunto ci sono comunque dei personaggi che mi piacciono e anche quello che interpreta Jace è piuttosto interessante come omino e quindi me lo guardo volentieri. Non lo so, non lo so, però se qualcuno mi chiedesse un consiglio su un telefilm fantasy da guardare, ecco, magari no, Shadowhunters. In compenso, però, ho iniziato a vedere, che non c'entra niente, assolutamente, l'Alienista. E quello invece mi sta piacendo parecchio. L'ambientazione è un po' dark, vittoriana. Siamo alla fine dell'Ottocento, sì, vabbè, quindi non proprio vittoriana, però insomma siamo alla fine dell'Ottocento a New York e nel frattempo vado a utilizzare il colore principale che è Peach Sangria su tutta la palpebra mobile con un pennello piatto e praticamente in questa New York di fine Ottocento iniziano a verificarsi degli omicidi piuttosto particolari, efferati, sanguinolenti, a opera di un serial killer e viene chiamato a dare una mano, non proprio con tanta felicità, però insomma, la polizia non sa più che cosa fare, quindi chiama un alienista, che altri non è che una sorta di antenato dei moderni psicologi, per cercare di capire chi è questo serial killer che uccide bambini, per lo più bambini, o forse solo bambini immigrati che si prostituiscono. Quindi insomma una storia un po' cupa, però molto interessante. Tra l'altro il protagonista, Daniel Brühl, è il Niki Lauda di Rush. Vabbè, qua ci sarebbe da aprire una grossa parentesi, un film che probabilmente non è piaciuto solo a me, ma più che per il film in sé, per quello che rappresenta. Io non sono una grande fan degli sport estremi che mettono in pericolo la vita dei partecipanti per un sacco di soldi, ma va bene, questa è una polemica tutta mia, mentre a tutti i miei amici questo film è piaciuto moltissimo. Lui comunque è molto bravo e poi c'è anche, aspettate che adesso vado a prendere il cast perché era interessante, altri due attori piuttosto famosi. Adesso ve lo recupero. Allora, l'altro protagonista maschile è Luke Evans, che abbiamo visto, almeno che io ho visto recentemente nei panni, bravissimo tra l'altro, di Gaston. Nell'ennesimo remake della Bella e la Bestia, quello con Emma Watson, mentre la protagonista femminile è Dakota Fanning, che io avevo già visto sicuramente. Era Dakota Fanning o la sorella nella Bussola d'Oro? Mi sta venendo il dubbio adesso. Comunque, vabbè, è diventata famosa sicuramente per la Guerra dei Mondi con Tom Cruise. E nel frattempo ho controllato e fondamentalmente mi ricordavo non male ma malissimo, non era né Dakota Fanning ma né tantomeno Elle Fanning, ma era un'altra Dakota, ovvero Dakota Blue Richards, che faceva la Bussola d'Oro. Ma vabbè.
Lasciamo perdere. Comunque, nel frattempo, io ho applicato il grosso del mio trucco. Vado a dare una sfumatina qua sopra. E insomma, quindi l'alienista devo dire che mi sta piacendo, anche se non sono in un grande periodo telefilmico, perché mi rendo conto che non ho molta voglia di stare davanti allo schermo del computer o alla televisione a vedere telefilm uno dietro l'altro come magari mi capitava tempo fa. Quindi vabbè, se però avete qualche titolo imperdibile da consigliarmi che non siano, per carità, Drain o La Casa di Carta, insomma, cioè magari sono belli, ma in questo momento non ho proprio voglia. Fatevi avanti, vado a dare un'illuminatina nell'angolo interno con un colore chiaro, tipo io userei Peach Butter, che è questo qua, che è una via di mezzo, non è né troppo bianco né troppo panna, comunque proprio appena appena. E tra l'altro, nel trucco che ho fatto, ho utilizzato sicuramente qualcosa di shimmer nel trucco che avete visto su Instagram, ma non mi ricordo cosa, quindi adesso uso questo, che così manteniamo tutto il trucco super opaco. E basta, quindi per quello che riguarda i telefilm, questo è quanto. Per quello che riguarda i libri, sono arenata, arenatissima, sulla lettura di Uccido di Faletti, che non mi sta piacendo per niente. Io spero di finirlo in questi giorni perché veramente è un'agonia. E poi passerò a qualcosa di completamente diverso. Mi spiace perché questo libro è piaciuto a tanti, poi ve ne parlerò nei libri del mese, ma per me no. Adesso stacco un attimo che faccio l'eyeliner con la matita, il Kohl, anzi Raven di MAC. Sapete che essendo miope non riesco a fare tutto contemporaneamente e mi devo avvicinare allo specchio. Allora, sistemata la mia righina di eyeliner, riprendo Peach Sangria e il mio solito pennellino piccolo piccolo e vado a sfumare un pochino anche qua sotto. Comunque, terminata la parentesi telefilm, ho un altro quesito per le beauty addicted. Io non sopporto più le mie sopracciglia, proprio nella maniera più assoluta. Poi io, vabbè, non sono neanche tanto capace di farmele, quindi faccio quello che posso. Però è da un bel po' che sto meditando di andare a farmele sistemare al Brow Bar di Sephora. Qualcuno di voi ha già provato e mi sa dire come si è trovata? Vabbè, i costi e tutto il resto, poi quelli me li vado a recuperare. Però vorrei più che altro sentire un po' di opinioni da parte di chi l'ha fatto. Perché mi piacerebbe andare sia a farmelo ovviamente sistemare proprio anche nella lunghezza, perché alcuni peletti sono troppo lunghi e io ho paura di tagliarli, ma proprio magari fare la tintura per ridefinire un po' la forma che io cerco di mantenere quella che ho, non la tocco più di tanto, appunto perché non sono molto capace. E boh, non so, mi sapete dire qualcosa? Perché sarei molto molto tentata. So che probabilmente dipende anche da dove si va e da chi si trova. Il punto vendita, quindi la Sephora più vicina a me, è quella che c'è in centro a Bergamo, in via 20 Settembre. Quindi se qualcuno fosse della zona e mi sapesse dire qualcosa di più, gliene sarei molto grata. E finito la parte sotto, vado magari a mettere un po' di colla anche nella rima inferiore, così per dare un po' di drammaticità al tutto. Comunque c'è una luce veramente strana, mi dà molto fastidio agli occhi. E basta, questo è per quello che riguarda un po' tutto quello che avevo da dirvi. Comunque questa palette, ecco, magari vi parlo anche della palette, che potrebbe essere una cosa interessante. Mi sta piacendo veramente tanto. Devo dire che a me piacciono le palette della Too Faced, sia quelle classiche sia quelle di Natale. Sapete che ho ricevuto in regalo anche quella di Natale e secondo me sono valide, hanno una buona scelta di colori, gli ombretti sono belli, scriventi e setosi, anche gli opachi, a maggior ragione gli opachi, che sono sempre un po' difficili da trovare, proprio belli morbidini con poco fallout. Quindi secondo me le palette di Too Faced sono buone, a me piacciono, ecco, insomma. Quindi vado a mettere un po' di mascara sia sopra che sotto, perché questa cosa è una specie di smoky, quindi ci vuole un po' di mascara anche sotto. Tra l'altro, sto tentando questo nuovo modo di girare Get Ready con una mano sola e con l'altra tengo la palette che ha lo specchio, quindi giusto per non dovermi accecare cercando di guardare lo specchio che ho appoggiato troppo lontano. Quindi boh,
Vediamo, non è comodissimo perché spesso io uso due mani per truccarmi, ma mi sembra che comunque il risultato sia abbastanza accettabile, no? E basta, adesso decido cosa mettere, come fare del rossetto e torniamo subito. Allora, come fardo vado a mettere un pizzichino di London Mood di Neve Cosmetics che ho in uso e che sto cercando di finire perché ho veramente tantissimi fardi. Mentre con gli ombretti ci ho messo una pietra sopra e ho deciso che non ne finirò mai neanche uno. I fardi invece sto cercando di impegnarmi per utilizzarli senza comprarne più. Quindi ci sto dando dentro, ma non lo so, penso che si riproducano di notte, un po' come il coralista che mi è durato 2 milioni di anni. Va bene, questa bella passata di colore un po' rubizza. E come rossetto invece, aspettate, non so, voi non mi vedete, ma ho esagerato un po'. Va bene, adesso non si vede più, ok. Come rossetto invece utilizzo questo violaceo che si chiama Extase di Magheia Cosmetics che vi avevo già fatto vedere e adesso però dove ho messo lo specchio vediamo un po' qua e non è un colore molto estivo però d'altra parte neanche il trucco occhi è particolarmente estivo quindi visto che il tempo di questi giorni è un po' autunnale facciamo finta che questo sia un trucco autunnale. Ed ecco qui, questo è il look finito. Veramente mi rendo conto, poco primaverile, poco estivo, però era un po' che non mi mettevo un bel rossetto colorato, quindi avevo voglia di un po' di colore. E basta, spero che questo video vi abbia intrattenuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!